Buonasera a tutti. Buonasera. Il benvenuto per questa sua visita, le esprimo la gratitudine mia, di tutti i soci del circolo, di tutti i presenti e di tutti i residenti di Casali. Credo che sia un'opportunità per tutti noi dialogare e rappresentarle le realtà che si vivono nei quartieri come il nostro e quindi nelle periferie in generale. Per non togliere tempo a lei e ad altri che vorranno intervenire, io mi limiterò a raccontarle come è nato il nostro centro, le finalità per cui è nato, le difficoltà nella gestione, le difficoltà nel recuperare contributi per una corretta e oculata gestione amministrativa ed economica del centro stesso. Preciso che questa struttura è stata realizzata volontariamente e a spese, diciamo, di tutti i soci, dopo che l'allora settima circoscrizione Velino deliberò la concessione di un container da destinare a Casali e recuperato attraverso la regione nel post terremoto dell'Umbria, che è quello che poi dopo visiteremo, insomma, dove facciamo attività anche un po' culinaria, ecco. Quindi per chiarezza devo dire che nel 2015 l'amministrazione comunale ha realizzato anche il campo di bocce, che dove dopo faremo un piccolo rinfresco, insomma. Attualmente nel centro si svolgono le seguenti attività: giochi di carte, pranzi sociali, corsi di ballo di gruppo, gite di un giorno, riunioni informativo-culturali, servizi fiscali, gare di bocce, gare di biliardino e di ping pong. Da 3 anni si realizza anche il carro allegorico, la struttura viene concessa per le feste di compleanno, oltre ad essere utilizzata per celebrare la Santa Messa e il Rosario del mese di maggio. Questo circolo nasce come centro di aggregazione sociale teso a far incontrare le varie generazioni presenti nelle quartiere, oltre alla socializzazione del tempo libero. Successivamente, in seguito all'adesione all'Hauser, si sta orientando nei seguenti obiettivi: sviluppare il volontariato, le attività di promozione sociale, l'educazione degli adulti, la solidarietà internazionale, la tutela e l'affermazione dei diritti umani e della pace in ogni parte del mondo, sostenere le persone, migliorare la qualità della vita e delle relazioni, con particolare riferimento alle persone anziane e ai rapporti fra le generazioni, orientandole all'esercizio della solidarietà e della cultura dell'appartenenza, promuovere e sostenere la difesa e lo sviluppo dei diritti di tutti. Infine, voglio concludere dicendo che alcuni obiettivi sono stati raggiunti, altri sono da sperimentare. Per realizzarli chiaramente serve la collaborazione di tutti. Un ringraziamento a tutti i presenti, un ringraziamento particolare al nostro Vescovo, a quale verrà consegnata una semplice targa in ricordo della sua visita nel nostro centro. La targa è stata realizzata per conto dell'Orient dal vicepresidente dell'associazione, e lo stesso la consegnerà Pontani Adolfo. Quindi poi faremo un piccolo assaggio di dolci che hanno offerto, diciamo, le famiglie qui presenti, e un aperitivo che offrirà l'Orion presso il campo di bocce. Quindi io avrei finito, se vogliamo consegnare la targa, poi dopo eventualmente vanno. Per questa accoglienza calorosa e, diciamo, l'amicizia che mi state dimostrando. Sto facendo in questi giorni la visita pastorale alla parrocchia di Campomicciolo, del Cuore Immacolato di Maria di Campomicciolo. Sto visitando le varie realtà, le scuole, le case di riposo degli anziani e anche le famiglie, con
giovani ammalati e poi le varie attività in parrocchia. Mi è capitato in altre circostanze di incontrare dei, non so come chiamarli, delle associazioni, dei circoli a Terni un paio di volte, a Narni e adesso qui a Camponicciolo. Ecco, tutte le volte che io vedo persone radunate per uno scopo, anche di sola amicizia, ritengo che sia un segno bello per la realtà circostante, perché le persone si relazionano, dialogano, affrontano dei problemi e trascorrono il tempo in serenità e in allegria. Quindi complimenti a voi e a tutti coloro che si prendono cura di questa associazione. Cos'altro posso dirvi? Ecco, cercate per quanto è possibile di riempire anche di contenuti alti il vostro tempo, con delle conferenze, con anche dei corsi brevi magari di attività o su materie particolari che diciamo sono interessanti per voi, proprio per far crescere le nostre conoscenze, la nostra cultura, e perché il nostro stare insieme, come ho detto prima, non sia soltanto un modo per trascorrere il tempo serenamente, ma anche per crescere culturalmente e spiritualmente. Mi dice Don Angelo che ogni mese e mezzo circa celebrate anche la messa. E a maggio la messa mariana e il rosario. E quindi a maggio il rosario. Quindi suppongo che la maggior parte di voi siano cristiani e quindi questo mi fa piacere. Ovviamente questo circolo suppongo che possono partecipare tutti, anche quelli che non sono cristiani, ma impariamo così anche a rispettarci gli uni gli altri, a rispettare le nostre idee, la nostra fede e le religioni di ciascuno. Cos'altro posso dirvi? Forse se voi volete rivolgermi qualche domanda. Questa sera avrò nella chiesa un momento di catechesi per tutta la comunità e domani concluderò con l'incontro dei genitori dei bambini del catechismo e la messa. E la parrocchia porta avanti i programmi in maniera corretta per vedere com'è mantenuta la chiesa, per vedere di che cosa ha bisogno, per vedere se la parrocchia è fedele alla Chiesa, ai programmi della Chiesa, ai programmi della Diocesi.